tra il ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno e l'altro, quello che non volge a mezzogiorno, proprio lì, nel mezzo, si trova una perla nascosta. No, non è il lago di Annone, per quanto sia bello. Bisogna volgere le spalle al lago e cercare più in là, ma prima di svelarvi questo segreto bisogna che vi avvisi. Non ci si arriva in un baleno. Prima bisogna faticare un po'. Non troppo, ma un pochino sì. È una salita dolce e piacevole, che possiamo scandire con qualche pausa, per bere e per meditare. Mentre saliamo, possiamo imparare cose nuove, come se fosse un museo a cielo aperto. Oppure possiamo fare qualche simpatico incontro. E quando saremo pronti, eccola lassù, l'abbazia di San Pietro al Monte. La leggenda narra che Adalgisio, figlio di Desiderio, re dei Longobardi, mentre era a caccia, inseguì un grosso cinghiale che si andò a nascondere proprio sotto l'altare su cui il sacerdote Duro stava dicendo messa. Quando Adalgisio provò a colpirlo, divenne improvvisamente cieco. Promise allora che se avesse riottenuto la vista, avrebbe costruito in quel punto una chiesa. E così fu. Così, ancora oggi, noi possiamo goderci questa piccola perla nascosta tra i due rami del lago di Como.